Buongiorno a tutti, eccoci qua dal Buongiorno, good giardino. morning. Siamo anche in diretta su Instagram, ok? Buongiorno amici di Instagram. Good morning everyone from our garden. Oggi è una giornata di sole fantastica e quindi ci siamo collocate all'esterno, così possiamo anche riprendere i nostri alberi. Today it's a fantastic sunny day, so we decided to be outside, so also our olive trees will be with us. Allora, buongiorno donna Elena. Buongiorno, good morning, my friend in every world, in Italy and in every world. Ok, Oggi oggi. prepariamo gli gnocchi. Benissimo, gli gnocchi con un elemento molto importante, i quattro formaggi. Infatti, oggi abbiamo uno special guest, un ospite speciale, che è il caseificio Morsi e Sorsi di Santa Croce di Magliano. Today we are going to cook gnocchi with four cheese, and we have a special guest. Is a cheese factory from not far away from our garden, and it's Morsi e Sorsi Caseificio Rosati, which today morning at 8:30 p.m. a.m. has brought us very very exceptional cheese. E stamattina proprio alle 8:30 ci hanno portato i formaggi freschissimi. E pronti per essere utilizzati. Allora, vediamo un attimino gli ingredienti della Ci va, nostra allora, ricetta. le porzioni sono un chilo di patate che abbiamo già lessato, So we need potatoes. lessato, We ok, need fatto some bollire, potatoes, one, ok. around 1 kg of potatoes. Poi le schiacceremo col passaverdure, Diciamo gli ingredienti prima. Then we need flour. 300 grammi di farina. Ok, around 300 grams of flour. Poi abbiamo bisogno di un uovo, Sì. one egg that we already prepared here, un po' di sale, a bit of salt, e olio extravergine d'oliva Donna Giulia che utilizzeremo al posto del burro, Sì. extravergine olive oil Donna Giulia that we will use instead of butter, e i quattro formaggi selezionati da Michele, dal nostro amico Michele. Allora, qua abbiamo il taleggio, buonissimo, io l'ho già assaggiato, ma un pezzettino. Ora assaggio. Poi abbiamo la treccia di Santa Croce di Magliano, che è proprio un formaggio tradizionale, e vedremo anche un pochettino il perché. E poi abbiamo la crema di parmigiano e la crema di gorgonzola, che sono due formaggi proprio unici, due creme uniche che sono state, diciamo, importate qui nella zona dal caseificio Morsi e Sorsi. So, for our gnocchi, we have chosen for us four cheese, taleggio cheese, which is incredibly, extremely good. Treccia cheese, treccia means braid, the one you do with your hairs, and we will see the history of Treccia, because it's a traditional cheese from Santa Croce di Magliano, which is a village not far away from Rotello. Then we have Parmesan cream and Gorgonzola cream, which are very special creams produced by Caseificio Morsi e Sorsi di Michele Rosati. Benissimo, allora qua Donna Elena sta già impastando, non mi posso distrarre un attimo che già Scusa, sta sorry bella. donna Giulia, mettimi un po' Ok. di olio extravergine Allora, d'oliva. prendiamo un po' di olio, intanto ci dici che cosa hai fatto. Ecco qua, Benissimo. aggiungiamo all'impasto l'olio, Voilà. ok? E impastiamo con l'uovo, sale, patate schiacciate e farina. Quindi abbiamo fatto bollire le patate. We boiled around 1 kg of potatoes. We smashed the potatoes and we add some flour, salt and extra virgin olive oil. And then, of course, as usual, as always, we start to work our, let's say, dough and we start to create our ball. Un pochettino come sempre, no? La procedura, lavoriamo la pasta e creiamo un. Certo, cari amici, adesso avrete imparato un attimino il nostro Sì. vulcano, l'uovo, Ormai la nostra pallina. Ho imparato anch'io tra un po', pensa un po'. Of course, you have already learned how to prepare it because the procedure is quite similar every time. Benissimo, Ok. ovviamente mettiamoci un bel po' di forza. Ma
No. Questa ho quest'oggi non tanta non forza tanta. Perché dobbiamo massaggiare la pasta un po' delicatamente perché deve venire morbida. Ok, we don't have to press that much because we need to keep the pasta smoothie. Benissimo. Ok. Mettiamo un po' di farina sul nostro piano d'appoggio. Ok, let's add a bit of flour. Io intanto poso l'olio qui. Nel backstage. Ok, perfetto. Ok, e andiamo a fare i nostri gnocchi. Abbiamo il nostro amico Mattarello, amici. Ah, we have our friend Mattarello. He's our best friend of this quarantine because it helps us to live our days and to be creative and to cook. Facciamo una sfoglia non molto sottile. Ok, let's create a dough, rounded shape, not very smoothy, not very tiny. Tagliamo e facciamo dei rotolini. Ok, let's cut some stripes and let's create some rounded stripes with our hands. Ok, benissimo. Una volta fatti dei rotolini, noi andiamo a tagliare di circa questa dimensione qui i nostri pezzettini. Ok, and let's go to cut the pieces of the future gnocchi, as you can see. Che buoni, già l'acquolina in bocca. Ecco qua. So, small pieces of gnocchi, which in abroad I heard the people call them gnocchi, but it's gnocchi, the real pronunciation. So, prendiamo questo movimento con la forchetta e ci pressiamo poco poco. Let's take a fork. Leggermente. Mm-hmm. And let's press on each gnocco to give this kind of shape. Ok, perfetto. E questa forma ci aiuta un pochettino anche per il sapore, no? Che unisce i gusti, mm-hmm. Sì. The shape is important because it helps us to combine better the four cheeses. The taste. Facciamo ancora cheeses. Un altro rotolino. Okay. Intanto mettiamo a bollire poi una pentola di acqua. Let's prepare a pan with water, because we need to boil water and then we need to put gnocchi inside. I gnocchi quanto tempo? Un minuto, appena sì, vengono a galla li raccogliamo con un mestolo bucato. Ok, just a few minutes, the gnocchi take just a few minutes to boil and then we start to prepare the four cheese, of quindi course. Una volta che abbiamo mettiamo a bollire gli gnocchi, mm-hmm. Li coliamo e nel frattempo prepariamo la pentola per mettere questi, ok, i pezzettini di taleggio, di morsi e sorsi, poi un pezzo di treccia. We take a pan, we start to add cheese, we chosen for us taleggio cheese, treccia di morsi e sorsi, which is called braid. Mettiamo un cucchiaino di crema di gorgonzola di morsi e sorsi. One teaspoon of gorgonzola cream and one teaspoon of parmesan cream. Look, this is fresh. Un cucchiaino di parmigiano, di crema di parmigiano. This is a fresh cheese, so it's impossible to export it. So we really invite you here. You're really welcome to taste those cheese here in Molise because it's impossible. The people who already came to visit us, they know it's impossible to deliver this cheese because it's fresh. And you have to eat it in 3 days because every night Michele and his team are working and they are milking the cows and they are producing fresh cheese every day. So it's really impossible to eat it after three days. You are very welcome when the quarantine will finish to come and visit us and we will go also to visit the cheese factory.
Durante i nostri gnocchi bollo, no? Io finisco la ricetta, sì. Giulia, la nostra pentolina con i formaggi la mettiamo sopra al fuoco, si sciolgono un attimino, prendiamo gli gnocchi e li depositiamo nella pentola, facciamo amalgamare il tutto e buon appetito. Okay. E per ultimo aggiungiamo un filino di questo nobile prodotto di olio extravergine d'oliva, donna Giulia. Ok, so when you put the four cheese in your pan, you can cook them a bit so they get melted, and then you add a drop of extravergine olive oil, and then you can mix the cheese with the gnocchi and enjoy. Ho detto ai nostri amici all'estero che purtroppo questi formaggi freschi non sono trasportabili, esportabili, perché vanno consumati in 3 giorni dall'acquisto. Infatti Michele con il suo team produce il formaggio fresco tutti i giorni, la notte lavorano nella fattoria e la mattina servono il loro formaggio ai loro clienti nel loro punto vendita. Ovviamente adesso riescono anche a fare delle consegne a domicilio, quindi per gli amici locali potete contattarli e potete fare il vostro ordine, perché mai come ora abbiamo bisogno di supportare e sostenere i prodotti locali. Lo dico soprattutto ai molisani, noi dobbiamo essere i primi a crederci e a consumare prodotti nostrani, prodotti buonissimi, soprattutto per la nostra salute. Vero? Verissimo, verissimo. Cari amici, vi abbraccio in questi periodi ancora un po' lunghi. Stiamo a casa, deliziamoci delle nostre ricette. Vi do un abbraccio grande, grande, grande. Quando il mondo. Grazie, grazie donna Elena. Salutiamo gli amici di Instagram. Ciao, ciao, grazie mille. E salutiamo anche i nostri amici che sono in diretta su Facebook. Vi ringraziamo. We thank you all. Please send us pictures or videos if you try to do your recipes at home. We are very happy to receive your feedbacks as always. See you next week with a very traditional recipe. Happy Easter to all of you. Buona Pasqua a tutti. Ciao a tutti.